Ehi là ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Farming Simulator 19 nella mappa Italia. Ragazzi, oggi siamo qua in compagnia di Meticaccio l'originale, Oddio, siamo a meno 21 euro. Ciao a tutti. eh. Porca miseria, compà, dove li hai spesi sti soldi che mi hai lasciato i debiti? Ho comprato una moto zappa. Io pensavo che avevi comprato una pizza, guarda. Di quella costosa, 21 euro di pizza è costosa, compà. Che ci No, hai no, fatto mettere? no, no, no. L'ananas, come piace a Ah! te? Basta, me ne vado con le galline. Ecco, Ciao. fatta la che galline. Allora, ragazzi, dunque, sono andato già in negozio a fare il pieno all'irroratrice perché abbiamo bisogno di tantissimo erbicida. E già che tornavo indietro, ho notato il terreno 2 così combinato. E praticamente il terreno 2 è il terreno che stava lavorando, mi pare, Nora. E non abbiamo ancora finito il terreno 2. Irrorazione terreno 2, paga 7.000 euro, 90%. E quindi in pratica mi trovo già lì col trattore, vedete? Ok, allora il problema è che mo' Miticaccio non sa che cacchio fare perché non c'è proprio niente da fare. Finché io non finisco di togliere l'erbaccia almeno, minimo, e di mettere anche, mi sa, di nuovo. Ma tu non c'hai nessun tipo di attrezzo lì, vero? No, cioè io potevo provare a mettere il fertilizzante al campo 1 Esatto, è con questa quello. primo, però non c'è il Prova. fertilizzante. Sì, che c'è il fertilizzante. Dove ci sta il... come si chiama? Dove c'è il tubo quello per prendere il raccolto, il silo? Lì Ah, sì, sotto la specie di eccolo qua, campanile, lì? sì, Ok, nella casettina. almeno puoi fare. Tanto ho mandato a casa il trattore, quindi c'è lì il trattore. È arrivato, sì. A posto. Quindi, ragazzi, completiamo la missione sul terreno 2. Andiamo a finire il lavoro sul terreno che abbiamo comprato nel gameplay scorso. E poi abbiamo due bellissimi terreni da Sistemare. trebbiare quando arriva il momento. E vediamo, insomma, abbiamo già speso un bel po' di soldi ultimamente, abbiamo fatto un po' di acquisti, abbiamo un terreno in più, ora poi si lavora per sicuramente per qualche attrezzo, perché ho già con due terreni, penso che per ora due terreni bastano. Ok, contratto finito, a posto, paga. E siamo tornati su con i soldini. Allora, dobbiamo andare sul terreno 6 che vado a finire. E poi tecnicamente bisogna anche andare di nuovo nel primo terreno che abbiamo, perché anche lì mi sa che l'erbaccia presto si farà vedere, Sì, anche perché mi sì. pare che già un po' c'è. Ancora no. Comunque devo dire che con sta mod qua che c'è del realismo, quello che è, oh, si scivola molto, anche il trattore scivola tantissimo. Infatti io l'ho tolta, compà. Io nella mia serie l'ho tolta, compà. Perché già l'ape pare proprio che guida sul ghiaccio, pare che c'è la neve per terra. Infatti, compà, una volta che te la togli dici, ah, che bello. Io Proprio lo dici, eh. avevo una mod simile in un'altra serie, l'ho tolta perché pure lì avevo un mucchio di problemi, poi era bella, però per certe cose no. Ok. Tu quindi stai riuscendo a Sì, fertilizzare? sto già fertilizzando. A posto. Io sto a togliere l'ultima erbaccia. Volendo poi più anche una missione da capo perché tanto pagano. E noi abbiamo sempre bisogno di soldini. I dindini. I soldini servono. I soldi, cumpà, ci vogliono Servono sempre. soldi, sempre. Anche per fare qualche piccolo acquisto qua e là. Beh, comunque sia, almeno ho tolto il 98% dell'erbaccio. Mi va più che bene. E questo già è un ottimo The Champions. Anzi, facciamo che lo tolgo tutto, va. A posto. Allora, devo tornare in farm. Mi Così, sì, raccomando, le rotaie. devo tornare indietro perché dobbiamo togliere sicuramente l'erbaccia poi. Ma ce la fai, mo? Spero tanto di sì, cavolo.
Sì, penso di sì. Speriamo che te basta, perché io sto arrivando con l'erbicida e non con non col fertilizzante, perché potrei venire col fertilizzante, però. No, penso che mi dovrebbe bastare. Vabbè, tanto in caso. Vabbè che tanto non mi basterà quello per lavorare il terreno 6, però. Fidati. Allora finisce male, arrivo. Riuscirò ad attraversare i binari e vai. Ma sta passando appena adesso. Ah, perfetto. Devo prendere giusto una striscetta. Va bene, là mette il gioco veloce. Aspetta, fammi fare l'ultima striscettina là. Strisciala. Quando sei brontolo. Aspetti. Vabbè, io mi comincio a preparare. Ci vuole calma, è sangue, è freddo. Ok. Manci. Alla vattene. A posto, gioco volo. No. Vabbè, sì, tanto al primo stadio danni non ne fai. Allora, facciamo passare direttamente la notte, tanto che me frega, l'erbaccia la tolgo comunque. A posto. Ma non è cresciuto ancora nulla, no? Vedi le coltivazioni, ce l'hai in crescita? Porca miseria, no, scusa, un momento. No, crescita delle piante veloce, c'è. Vabbè, ma è fertilizzato al massimo? No. 50, ancora deve crescere il primo stadio. La seminatrice nostra non fertilizza, purtroppo. Eccolo. E difatti mi stavo chiedendo, ma io ho detto, ma come, l'erba è già diventata adulta e ancora non c'è manco il primo stadio? Puoi fertilizzare tranquillamente allora, mo. Vado. Vai. Forse se mi segui è meglio. O forse no, non lo so, dovrei... fa quello che vuoi. Dovrei andare a caricare forse, però vabbè, mo vediamo, no? E vai a caricare, così io intanto posso togliere l'erbaccia in pace. No, ho fatto... Oppo, ma che ca... Cioè, è cresciuto mo? Lol. No, non puoi fertilizzare più, compà. Come no? L'ultimo stadio manca. No, perché c'è le gomme larghe. Distruggi. E l'altro Lamborghini? Io ce l'ho. E quello c'ha le ruote strette? Sì. Però il discorso è che finché era al primo stadio potevi passare anche con le gomme larghe. Mo, stranamente si è fatto due stadi in 2 minuti. Mannaggia, veramente. Mo mi tocca fertilizzare. Può dipendere dal fatto che magari hai fatto passare una notte con la crescita delle piante, no? No, la crescita era normale, c'era, veloce. Se è impallato lui. Vabbè, fa niente. E allora non abbiamo... vado a caricare un po'. E de che? Non ci fai niente. Allora, tu ti carichi, vieni in farm e scarichi i pallettini. Fai finta che stai andando lì per caricarti i pallet. Qui l'ho messo qua, manca pochissimo. Qui c'è ancora il pallet dei semi, che vediamo poi di toglierlo prima o poi. Ha già capito. Va bene. Ah, qua, finito almeno con l'erbaccia. Vediamo se c'è del fertilizzante liquido qua in zona. E mi sa che non ce n'è. Oh, arrivo io e il treno passa. Maledetto. Sì, lo so quello che hai tu. Ah. Ma è mio sto terreno esterno? Ah, è mio. Io qua ci vorrei fare uno spiazzale per parcheggiare le cose, perché non ci entra niente. Ma dove?
Qua dove hai messo i pallet? Perché effettivamente c'è così poco spazio che non so dove mettere le cose. Se io qua ci do una bella spianatina, possibilmente ci faccio un piccolo parcheggio. Non possiedi questa terra, ma questa invece sì. Quindi se io volessi un oggetto blocca, porca di quella. Bisogna togliere quella roba da là. Ci voglio creare qua un piccolo parcheggio. Che roba è? No. Calce. Vabbè, ci voglio fare un parcheggetto qua. Vedi di spostarla col trattore, mettila da qualche parte. Non me la porto. Ma basta che la metti in strada, dove te pare. Dai una spindarella. Non riesco né a scendere né a salire. Ma bravo, ma pura la voce non te sale più, vedo. Non riesco né a scendere né a salire, compà, aiuto. Ah, quindi non era solo quello che non ti saliva più, anche la voce. Sto su, è salito, è successo un piccolo qua. Sì, quando sale che è salito all'altro mondo, eh? È salito perché praticamente mi hanno invaso di calce. Vedi un po' se riesci a spostarli. Devi togliere tutto, mi devi lasciare campo libero. Non pare, mi sono incastrato. Chi ha incastrato? Ma come... mi caccio. Ma come fai? Sono successi dei problemini. Ma come fai a incastrarti dappertutto tu? Perché io sono uno che ce l'ha grosso, capito? Il camion, il trattorino. E allora mi sono incastrato, compà. Mi ha incastrato, mi dicaccio, mannaggia il ciuccetto. Questa è d'immagine copertina, veramente. Vabbè. Ma, dico io... Quanto è brutto sto terreno da lavorare, porca miseria. Terreno proprio scomodo, scomodino. Scomodetto, etto, a letto. Ma sei ancora lì che stai a perdere tempo? No, ti sto caricando un cartone di uova, faccio altro. Ah, ho capito. Sono uno che quando non ce la fa, cambio. Cambio, capito? Mm-hmm. Perché qua non riesco né andare avanti né andare indietro, né andare a sinistra né andare a destra, proprio bloccato. Ho capito. Come si direbbe, mi sono ingrippato. La biella? Tu sai quando si ingrippa il motozappa? Io mi sono ingrippato col trattore. Guarda, se tu inizi a avvicinarti forse vedi. Sì, il danno che hai fatto. Sono 50 euro. Oh, quanto? Anche subito. Euro. Ma io non lo so, 50 euro, così, to. Aspetta, ma che te lo sei messo sotto? Praticamente è successo che la calceviva si è voluta mettere sotto al trattore da solo. No, il peso. Miseria, okay. Una parola, sì, ok, banane. Aspettate che forse riusciamo ad andare avanti e indietro. Parolone. Aspetta, sembra quasi che l'hai messo su di un piedistallo sto trattore. Quando si dice ti metto il veicolo sotto sopra, fermati, non ti raddrizzare sopra al cosino. Ma è mai possibile che ogni gameplay che faccio con te ribalti? So almeno tre gameplay che ti ribalti. Aspetta un attimo. Io non mi sono ribaltato da solo però stavolta, eh. Io mi sono incastrato solo nel cosino. Ma è mai possibile, ragazzi, che ogni gameplay combina un guaio? Vedi? Porca miseria, va. Meno male che c'è Nick con il suo Lambo. È vero, un Lambo di genio. Un Lambo proprio di genio. Fai? Non ti incastrare due volte. Mo c'è il peso.
Morto, peso morto. Ecco qua, ho fatto. Madonna, non si capisce dove devo passare, mo. Non ne ho la più pallida idea, non si capisce. Fai un po', come direbbe H. Zigzag non ci vado di sicuro. No, vabbè, qua 100%, 100%, beh, Oh, dici che basta che più o meno ci assomiglia. Forse lo stai azzeccando, D'altronde... qua 50. Ma ancora non ci sono passato ancora. Ah, ci sono passato lì! Che strada stai facendo? La statale. Ah, tu hai fatto prima i laterali e poi vieni centrale? Esattamente, compa, io lavoro in modo professional. Ho capito, praticamente prima ti fai le zone, prima lavori a zona e poi vai colpi d'attacco. E poi c'è una... prima gli giro a tonno e poi lo colpisco, capito? È giusto, quello è un giusto approccio. Senti, approccio, Cioè, vai tu sul terreno 6 che io mi sono rotto di fertilizzare. Certo, cose varie. Vai, tu nel frattempo fai qua. Fai io il disastro. No, il disastro fai tu. Tiè, tutto tuo. Vai al terreno 6. Che io invece... Hai fatto già qua tutto? Che mi pare di sì. Boh, vabbè. Ma tu passi da qua veramente? Oh, mi incastro. Guardate come mi incastro. Tanto ormai ti sei incastrato prima, incastrati un'altra volta. Non treno! No, non mi dire. Mamma, oh, ma sto treno è veramente nostro. Ok, perfetto. Ma... pericolo pubblico, signor Medicaccio. Allora, quindi io qua mo prendo. Io mi sono fatto un bellissimo spiazzale. E qua ci vado a parcheggiare qualche cosa ogni tanto. L'hai fatto già lo spaziale? E ora ci dipingo. E che ci dipingo? Com'è sto campo? E faccio così. E faccio così. Dipingo malino. Mi sono fatto uno spiazzale bello per parcheggiare le cose. E perché non ce n'è spazio lì davanti granché. È troppo stretto. Come disse Gargiulo, te la sei piata in quel posto. Se ma come cacchio è che non riesci mai a portare un trattore a destinazione? È cresciuto tutto qua oramai, compà. Ah, e tu vuoi dire che non si vede niente? Pronto per la raccolta. Che... come? Ah, proprio all'improvviso è cresciuto al massimo. Sì. Capito. Vabbè, oh, ci ho provato io. Vabbè. Sarà che in quei due minuti lì è cresciuto di due stadi, perché qui pure è cresciuto di due stadi, è vero? Ma, vabbè. E allora ci dobbiamo portare alla trebbia. La trebbiolina. Già, io andando qua mi sto a fare... Cacchio è sta roba? Speriamo che questa erba che cresce. Però tanto di sì. Quasi finiti i soldi. A posto, e bada. Abbiamo iniziato il video con meno 21 e mo stiamo a 95. Hai visto? Ah beh, hai fatto, diciamo, un ottimo lavoretto. Ecco un po', E mo iniziamo a provarlo. Infatti... ma... porca miseria. Scusa. Come scivola. Quella mod maledetta. Allora, quindi attenzione. Oddio. Pensavo che era abbastanza liscio il posto. Come fa allora a essere ridotto così? E dire che ho spianato dritto, ma non lo so. Vabbè, scusa, Allora, in pratica, perché ho fatto quello spiazzale? Perché praticamente qui c'è da pulire poi la roba delle galline. Non è buono questo come parcheggio, anche perché è strettissimo. Dove vai? Non è questo il terreno pronto. Al campo 6 sto andando. Vabbè, ma anche a quello santo puoi andare per quanto mi riguarda.
Che bello che t'arridi, eh? Questa, allora, questa, raga, devo dire che è stata bella, eh? Questa devo dire che è stata bella. Se è bello andare a Camposanto, vai. Vabbè. Allora, Nick è stata dietro a me, non lo vede. Non ci penso proprio. Allora, qua dobbiamo fare delle manovre particolari perché devo arrivare al campo 6 preciso e perfetto, come mi dicaccio. Guarda, per me preciso e perfetto se non delle balti. Allora, questo da qua si può togliere. Adesso sono contento, lì ci si può mettere un bel po' di roba. Non è male. I mezzi. Non è male sto spiazzale. Certo, non è al coperto, ma almeno un'idropulitrice finalmente, che possiamo lavare sti mezzi che stanno piangendo. Con 95 euro mi danno il tubo. E non sai quel che fai? Con 95 euro ti dicono ti puoi attaccare alla canna. Al tubo. Al tubello. Ok, allora. Quindi, detto ciò, tu stai andando lì che si deve trebbiare. E quindi portiamo un trattore col carrello là. Mi pare giusto. Quindi pigliamo il Fiat, che è quello che c'ha le gomme larghe. Il nostro Fiat. Che quello con le gomme strette si può fare le missioni di fertilizzazione, sta roba qua. Qualunque fertilizzazione. Ok, mi accingo. Ti accingoli. Sì. Tra qualche minuto sarò lì. Anche perché il frumento fa il pieno in fretta. Ti vedo, sono sopra, guarda. Ciao, Speriamo che non ti incastri con quella. Allora, perché parli? Perché ti conosco. Dove stai andando, ormai? All'IFE? No, io sto andando dove stai andando tu. Perché stai andando da sopra? Perché mi piaceva passare da sopra. Va bene. Passatela da sopra, passatela. C'è una strada da sopra, compà. Pure da giù, qua c'è questo bel passatoio con sì, questi alberi. Sì, ma di... da giù devo Pino, passare di nuovo sui binari. O Ginepro, cos'è questo? Speriamo che non passa mo' il treno. Ok, allora. Ok. Iniziamo a dispiegare il tutto qua. E frumentino, frumentello. Famo paglia? Tu falla, tanto che te costa, non costa niente. Poi decidiamo. A me non Però costa io le niente. Balle non le faccio, eh. Facciamo i wafer. Quelli, non li faccio. Ecco il treno che arriva. Le fa andare una paglietta. Vai. Eccola qua. Messo un po' in mezzo alle balle. Accidenti, ma non me la faceva piazzare per colpa di sto pallet. Vabbè. E che pallet? Allora, almeno gli do una lavata a sti mezzi che stanno proprio. Sono orribili. Brutti, sporchi. Ma con una bella lavata. No, non posso No. Sei troppo vieni, largo. Vieni. Ma no, non ti preoccupare, no, vai. No, vai tranquillo. C'è il ginepro. Anzi, aspetta, intanto che perdo tempo qua faccio delle riparazioni. Riparazioni di quelle rapidissime. Io pago. Mi sa che ho quasi finito i soldi. 5 euro. 5 euro. Giusto per 50 goleador, compà. Allora, aspetta un attimo, vediamo se riesco a riparare quattro cacavolate. Ok. Vabbè. Aspetta che qua mo. Sei pieno? Sì. Aspetta. Buono. Okay.
Va bene, oh, facciamo così, per ora ci fermiamo, che ahimè il tempo è volato via. Purtroppo, che vogliamo fare una mezz'oretta, vola come se niente fosse. Aspetta, Ragazzi, aspetta, devo passare da qua. Ok. speriamo che il gameplay vi sia piaciuto. Non avevamo molti soldi per fare chissà quante cose, quindi almeno ho fatto uno spiazzale per parcheggiare meglio le cose. Ci abbiamo però un bel po' da trebbiare e speriamo che riusciamo a guadagnare qualche spicciolo buono poi successivamente. Quindi mi raccomando, voi commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Vi ricordo che in descrizione c'è il canale di Miticaccio, c'è il mio canale Twitch, dove mi trovate live tutti i giorni tranne il lunedì dalle 16 in poi, e ci trovate anche in descrizione un link che vi permette di comprare farming e altri giochi scontati. Noi vi salutiamo, ciao alla prossima! Buon pomeriggio, ciao a tutti! Ciao ciao!